Bentrovati con l'informazione di 189 News, Ilva. Per la commissione di europarlamentari c'è ancora tanto da fare. Tutti i dettagli subito dopo la sigla. Per la commissione di europarlamentari c'è ancora tanto da fare. Oggi a Taranto l'attivo della Wilm Wheel. Scontro ferroviario, fine settimana di lutto in Puglia. Calcio presentato l'organigramma delle giovanili. Bentrovati con l'informazione di 189 News. Al termine della visita della delegazione di eurodeputati della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, all'Ilva di Taranto e dell'incontro col Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il capo delegazione onorevole Giovanni Lavia ha dichiarato: c'è ancora molto da fare per rendere l'impianto rispondente alle normative europee e compatibile con gli standard più tecnologicamente avanzati. Tanti interventi sono stati effettuati, ma la strada è ancora lunga. La complessità data dalle dimensioni del sito e dalla maestosità di alcuni interventi necessari, come ad esempio la copertura dei parchi minerari, ci fanno comprendere che i tempi non saranno rapidi. Si tratta di un sito strategico per la nostra nazione, bisogna intervenire con un obiettivo chiaro, la difesa di un binomio imprescindibile, salute e lavoro. La salute dei lavoratori e dei cittadini non è negoziabile, ci sono ancora delle mancanze gravi nonostante l'80% di attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. E intanto stamattina si è riunito l'attivo della Wilm, centrato sul sempre caldo tema dell'Ilva. Vediamo il servizio. I piani industriale ed ambientale delle due cordate interessate all'acquisizione dell'Ilva sono al momento sconosciuti. Fra i sindacati la forte preoccupazione per quanto deriverà dal decimo decreto Ilva viene mitigata dalla notizia della proroga dei contratti di solidarietà per un anno. Della complessa vicenda si è parlato oggi a Taranto nel corso dell'attivo della Wilm Wheel. Diciamo che rispetto a quella che è il contesto generale sono stati recepiti indicazioni importanti. Era un decreto che aveva un'impostazione eminentemente tecnica, era per noi un'opportunità per far passare i nostri proponimenti che non avevano trovato lo spazio in precedenza. Quindi il giudizio complessivamente tende a essere un giudizio positivo, siamo riusciti a introdurre elementi che correggono l'impostazione, soprattutto per quanto attiene alla questione sanitaria. L'abbiamo definita un po' meglio, naturalmente un piccolo passaggio, e complessivamente diciamo che andiamo su un'impostazione sicuramente più condivisa rispetto a quella che era l'impostazione iniziale. I tempi del provvedimento, ha detto Rocco Palombella, segretario generale Wilm nazionale, dimostrano che non c'è da parte del governo la ferma volontà di risolvere la situazione trascinata ormai da anni a suon di decreti. I piani industriali noi non li conosciamo. Ovviamente quello che ci è stato anticipato non sono dei piani che prevedono investimenti importanti sull'adeguamento ambientale e non prevedono il rispetto dei livelli occupazionali. E quindi il vero problema non è tanto lo slittamento dei tempi, è che una volta che slittano i tempi poi bisogna affrontare realmente come sarà discusso il piano industriale, il rilancio dello stabilimento e quindi la conseguente ambientalizzazione. Le richieste del sindacato, a cui risulta che alcuni impianti dello stabilimento tarantino non saranno ambientalizzati ma chiusi, sono la riconferma degli assetti impiantistici per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di quelli produttivi e naturalmente il rispetto delle prescrizioni AIA. Confindustria non ha mai parlato di adesione al sit-in di protesta in prefettura, né ha inteso con il comunicato prospettare una partecipazione diretta o indiretta alla rivendicazione sindacale. L'Associazione degli Industriali risponde così all'RSU di FIM, FIUM e Wilm. Prendiamo atto della contrarietà espressa dall'RSU in merito alla nota da noi diramata agli organi di informazione, in cui esprimevamo il sostegno di Confindustria Taranto allo sciopero, che non aveva nulla a che fare con il rinnovo contrattuale, bensì riguardava le preoccupazioni rispetto ai comparti che in questo momento presentano le maggiori sofferenze: arsenale, indotto, navalmeccanico, edilizia, commercio, porto e naturalmente Ilva.
Di fronte al muro di gomma della Regione Puglia, del suo presidente, del suo responsabile Dipartimento Salute e del direttore generale della ASL di Taranto, e contro i tagli che stanno compromettendo il diritto costituzionale alla salute dei miei concittadini, sono pronto a ricorrere alla giustizia amministrativa contro il piano di riordino ospedaliero e annuncio sin da ora che come Comune di Statte ci costituiremo parte civile in tutti i processi che potranno scaturire dei danni che questi tagli alla sanità potranno provocare nella vita della comunità locale. Così il sindaco di Statte, Francesco Andrioli, in riferimento all'ospedale Moscati. Andrioli infine rivolge un appello specifico al sindaco di Taranto. Stefano è il referente istituzionale del comune capoluogo e sarebbe opportuno che si riconvocasse la conferenza dei sindaci con una certa urgenza. Perché l'Europa è percepita sempre più come una gabbia da chi ci vive, come una fortezza da chi vorrebbe arrivarci? Cosa spinge le istituzioni europee a promuovere politiche che continuano a peggiorare le condizioni di vita dei cittadini? Agli interrogativi ha tentato di rispondere il dibattito Mediterraneo chiama Europa, un nuovo modello di sviluppo per la solidarietà fra i popoli. L'incontro si è svolto ieri sera in Piazza Maria Immacolata. Hanno partecipato Eleonora Forenza, parlamentare dell'Altra Europa, gruppo GUE NGL, Antonio Perillo della lista Napoli in Comune, Guglielmo Forges d'Avanzati, economista dell'Università del Salento, e Paolo Ferrero, segretario del Partito della Rifondazione Comunista. Forenza ricorda ai nostri microfoni l'esistenza della questione meridionale in Europa e in Italia. Noi pensiamo che la questione meridionale debba diventare una questione continentale, che l'Europa possa assumere un volto diverso, un volto solidale a partire dal meridione e a partire dal Mediterraneo. L'Europa che vogliamo è un'Europa che non intende il Mediterraneo come mare di recensione, come mare di respingimento, ma come mare di accoglienza. Le politiche di austerità hanno prodotto una gerarchizzazione tra i paesi europei, un aumento del divario nella ricchezza tra nord e sud Europa, e questo si è visto a livello continentale e come sempre si ripercuote anche nella geografia italiana, nella differenza tra nord Italia e sud Italia. Penso che abbiamo bisogno di più investimenti per il sud, di ripensare il modello di sviluppo, e mi lasci dire che tragedie come quella che è accaduta pochi giorni fa ad Andria ci parlano anche della necessità di garantire i servizi pubblici, di garantire trasporti sicuri, cosa che purtroppo nel sud Italia viene fatta molto raramente. Il Mediterraneo è un mare di guerra, un'idea che bisogna sconfiggere, sottolinea Ferrero. Il Mediterraneo oggi non è una ricchezza perché in primo luogo è un mare di guerra, è un mare dove le guerre sono continue, dalla Siria alla Libia, e sono guerre dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti contro i popoli del Nord Africa, guerre che producono milioni di profughi, e poi questi profughi noi non li accogliamo e li consideriamo sovente degli usurpatori. Quindi c'è un rapporto tutto sballato, così come è tutto sballato il rapporto sul piano economico. Abbiamo imprenditori senza scrupoli che investono nel Nord Africa per poi fare la guerra e la concorrenza ai prodotti agricoli del Mediterraneo, e quindi è un rapporto che va tutto ripensato, e io penso che vada ripensato così: primo, smetterla con la guerra; secondo, fare investimenti veri in Nord Africa; terzo, sviluppare un mercato interno; quarto, sviluppare i diritti sociali e quindi la possibilità delle persone di vivere decentemente in Nord Africa e di non essere obbligati a scappare o perché ci sono le guerre o perché si crepa di fame. Il dibattito è stato organizzato dal Gruppo Europeo della Sinistra Europea e dalla Federazione di Taranto del Partito della Rifondazione Comunista. Ieri mattina gli agenti della Polizia di Taranto, in collaborazione con il Comando Navale della Guardia di Finanza, hanno posto sotto sequestro a Cisternino due magazzini adibiti allo stoccaggio e alla conservazione di oloturie. Inoltre, nel corso dell'operazione, all'interno dei locali sequestrati, gli agenti del commissariato di Manduria, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Martina Franca e della Digos di Taranto, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro, custodite in alcune celle frigorifere, quasi 3 tonnellate di questa specie ittica, già lavorate, confezionate e pronte per essere esportate, presumibilmente in Grecia. Il titolare dell'attività, un 54enne originario di Martina Franca e un cittadino greco di 34 anni, probabile destinatario delle oloturie già lavorate, sono stati denunciati per disastro ambientale, associazione finalizzata al commercio di oloturie e smaltimento illegale di rifiuti speciali.
Rapina a mano armata in un supermercato di La Terza ieri sera, intorno alle 20, quando tre individui travisati da bassa montagna, di cui due armati di pistola, sono entrati in un locale di Via Dante e sotto la minaccia dell'arma si sono impossessati del registratore di cassa contenente l'incasso giornaliero ancora in fase di quantificazione. I malviventi sono poi fuggiti con il bottino. Sono in corso le indagini a cura dei militari della locale stazione, coadiuvati dal nord della Compagnia Carabinieri di Castellaneta. Parte il progetto Afored Ambiente, Formazione, Ricerca e Educazione, voluto dal commissario straordinario Vera Corbelli, che ieri ha tenuto un primo incontro in prefettura con un centinaio fra dirigenti scolastici ed insegnanti. Infatti il progetto punta in primis all'educazione, all'informazione delle nuove generazioni e alla tutela dell'ambiente. Afored mira ambiziosamente a trasformare Taranto in un laboratorio a scala reale, finalizzato alla sostenibilità sociale con risvolti anche a livello occupazionale. Percorsi formativi ed educativi nelle scuole saranno avviati a settembre. Ed è stata una settimana importante per la Ionian Dolphin Conservation, l'associazione di ricerca scientifica che studia e tutela la presenza dei cetacei nel Golfo di Taranto. Sono stati avvistati 7 esemplari di capodoglio, il più grande predatore che esiste al momento sulla Terra. L'avvistamento è avvenuto a poche miglia di Taranto. I fortunati ospiti a bordo del catamarano da ricerca della Ionian Dolphin Conservation, per lo più turisti, ma anche cittadini pugliesi, hanno potuto così vivere un'emozione indimenticabile, ammirando a pochi metri di distanza un gruppo di 7 capodogli, tra questi anche una mamma che proteggeva il suo piccolo. Dopo la presentazione a Bari all'ufficio scolastico regionale, presente il direttore generale, dottoressa Anna Cammalleri, ribalta tutta Tarantina per il progetto, primo in Puglia e tra i primi in Italia, dell'Istituto Archimede. Stiamo parlando dei laboratori territoriali per l'occupabilità nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Questa mattina il dirigente scolastico dell'Archimede, la dottoressa Pasqua Vecchione, ha illustrato, presente i partner istituzionali, il progetto dal titolo Mare per creare futuro. Di che si tratta? Mare per creare futuro, obiettivo, risorsa mare, valorizzazione, post acciaio, post ilva. Per decenni, notevoli decenni, Taranto ha vissuto su questa economia, ma ora bisogna cambiare e già da tempo bisognava cambiare l'obiettivo. Allora, si esprimerà attraverso la valorizzazione dei beni culturali, delle attività marinare, del turismo integrato, attraverso un open space technology, che è un'area aperta alle idee che si innovano, che innovano e si rinnovano, appunto alle start-up sotto la guida di tutor, per l'organizzazione di eventi, seminari, convegni e dibattiti. Attraverso un'area realizzativa con postazioni multimediali, un'area espositiva con prodotti e servizi, perché l'obiettivo è quello di produrre dei manufatti, che siano digitali o che siano proprio materiali. Quindi attuare azioni per l'occupabilità attraverso, e ora dettaglio i laboratori, laboratorio di simulazione navale, laboratorio planetario, di monitoraggio marino, di impianto pilota di biologia marina, un laboratorio di educazione e formazione marinara, laboratorio Fab Lab per la realizzazione di un sito web mirato e di app da applicare appunto per guidare i turisti attraverso i nostri beni culturali. Laboratorio sartoriale di tappezzeria, molto, molto particolare questo, attraverso gli alunni, i docenti dell'indirizzo moda. Si produrranno arredi per le imbarcazioni da diporto, ad esempio. E attraverso il partenariato con un alberghiero, gli stessi alunni, studenti, cuochi dell'indirizzo cucina e accoglienza sala potranno, anche attuando alternanza scuola-lavoro, guidare anche attraverso le nostre le idrovie AMAT la loro professionalità in nuce e attraverso la loro partecipazione. Quindi tappezzeria si fa per dire, ma è tutto un insieme. Imprese formative simulate per offerte accoglienza turistica. Costituzione di cooperative miste per gestione dei laboratori e del turismo integrato. Obiettivo finale, occupazione e/o autoimpresa.
Sabato 16 luglio, solennità della Madonna del Carmine. Tutta la Puglia si stringerà attorno ai familiari delle vittime del disastro ferroviario di Corato. L'Arciconfraternita del Carmine di Taranto, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine, ha deciso di conservare gli appuntamenti di preghiera, le celebrazioni del mattino e la processione della sera, ma annullare gli elementi di festa, fuochi d'artificio e concerto finale. Le celebrazioni eucaristiche delle ore 7, 8, 9, 10 saranno offerte in suffragio delle vittime e per implorare la forza della fede per le famiglie così duramente provate. Annullato in segno di lutto anche lo spettacolo La Guardiana in programma al Museo Martà. E la statua di Sant'Antonio di Padova, che ha più di 100 anni, torna al suo splendore grazie al lavoro della restauratrice d'arte Pina Munno, in collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Nascosta dietro alla statua una lettera sigillata con una cera lacca, una supplica di una devota che parla della Prima Guerra Mondiale. E da qui, essendo lo scultore ignoto, è stato possibile ricostruire il percorso storico-artistico dell'opera. L'inaugurazione della statua restaurata giovedì 21 luglio alle 19.30 nella chiesa del monastero Santa Chiara di Grottaglie. La mostra resterà aperta da venerdì 22 fino a domenica 24 luglio. Diverse le fasi di recupero, spolveratura, pulitura, incollaggio, integrazione e ripristino del colore. Quarta serata per il Castellaneta Film Fest 2016 Visioni da un altro sud. Festival internazionale di cortometraggi, videoclip musicali, manifestazione e premiazione dell'omonimo contest internazionale, ormai alla sua quarta edizione, organizzata dall'Associazione Culturale Articolazioni, in corso in questi giorni fino a domenica 17 luglio a Castellaneta presso il Palazzo Baronale nel centro storico. La quarta serata, dedicata alla categoria fiction, sarà anticipata dalla proiezione di Belli di Papà, film girato fra Taranto e provincia per la regia di Guido Chiesa, presente in sala come ospite e giurato. E a Taranto arriva il Caffè Scienza. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa presso l'Istituto Marino Costiero. Vediamo il servizio. A Taranto arriva il Caffè Scienza. Questa mattina l'iniziativa è stata presentata presso l'Istituto Marino Costiero con Nicola Cardellicchio, direttore dell'Istituto, Carmine Carlucci del Comitato per la Qualità della Vita e Franco Dell'Erba del Rotary Magna Grecia. Taranto, città dei due mari. In realtà Taranto ha in qualche maniera rinnegato le sue origini riferite al mare. Il Caffè Scienza, che è l'ex talassografico, il Comitato per la Qualità della Vita e il Rotary Magna Grecia organizzerà il giorno 19, in realtà vuole incentrare l'attenzione degli amministratori, dei politici, dei cittadini, degli studenti sul valore mare per il futuro della nostra Taranto. L'evento si terrà il 19 luglio. Martedì prossimo alle 18.30 noi organizziamo un caffè scienza nei giardini del nostro istituto e vuole essere un incontro, dibattito appunto tra cittadini, insomma, o esperti del settore, ricercatori eccetera, sulle problematiche del mare, ma su come essenzialmente il mare vuole essere il perno per lo sviluppo appunto della città. Noi abbiamo due importantissimi, diciamo così, poli di sviluppo. Uno riguarda per esempio l'area portuale appunto di Taranto, oltre Punta Rondinella, l'altro riguarda appunto il Mar Piccolo. Sono due elementi straordinari che noi possiamo utilizzare per dare appunto sviluppo alla città di Taranto. Completato l'organigramma del settore giovanile del Taranto FC, la Fondazione Taras, anche per quest'anno, sarà responsabile dello staff. Il ruolo di coordinatore sarà affidato a Marco Capone, mentre quello di segretario Daniele Guardascione. Fabio Prosperi sarà l'allenatore della Juniores e tecnico in seconda della prima squadra. Salvatore Del Vecchio guiderà gli allievi, mentre i giovanissimi saranno affidati a Cosimo Zangla, ex giocatore del Taranto. I preparatori dei portieri saranno Gianmario Petrelli per la Juniores e Francesco La Fortezza per allievi e giovanissimi. Preparatori atletici il professor Ciro Gallo per la Juniores e Antonio Pucci per allievi e giovanissimi. Psicologa sarà Maria Giovanna Crocicchio. Ed ancora un acquisto per l'Italcave Real Statte, è il turno di Marcella Violi, laterale classe 1990, che approda il rosso-blu dopo tre stagioni nella Lazio Calcio 5 femminile. Calabrese di nascita, rientra al sud dopo aver iniziato a muovere i passi nel futsal nazionale in rosa con la Pro Regina.
Punto fisso dell'Italia di Menichelli, Violi vive l'approdo all'Italcave Realstatte come una sorta di rientro. E l'Acquero Chiloiro in rosa continua a stupire. Caterina Matarrese e Vitalba Tanzarella sono state protagoniste in questi giorni della trasferta di Reggio Calabria. Sul ring calabrese, l'Elite 2 serie 51 kg, Caterina Matarrese si è imposta su Claudia Cucinotta dell'Amaranto Box Reggio Calabria. Con questa performance la Matarrese firma la quarta vittoria su 7 match disputati. Di 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, invece lo score aggiornato dall'altra tarantina Vitalba Tanzarella. La 29enne boxer è stata protagonista di un'immensa prestazione nei confronti della beniamina di casa Floriana Tringali. Domenica 17 luglio, intanto, a Conversano, in piazza Cesare Battisti, si terrà il primo trofeo di pugilato Città di Conversano. E ha preso il via a Carosino l'edizione 2016 di Estate Azzurra, la rassegna di giochi, musica, spettacolo, folklore all'insegna del divertimento, della riscoperta delle tradizioni e del senso di appartenenza che vede coinvolta l'intera comunità attraverso la competizione tra i 35 storici rioni del paese, Croce, Paghiari, Palazzi, Paramienti e Pipitari. Un'edizione speciale perché coincide con i 25 anni della manifestazione. Strade addobbate per il Carnevale dei Rioni, scattato mercoledì da Rione Paghiari, detentore del titolo. Abiti in costume, allestimenti in linea con le origini, la storia, i colori delle rispettive squadre. Il corteo ha fatto tappa in ciascuno dei 5 rioni, per poi giungere in serata in piazza Vittorio Emanuele III per l'apertura di Estate Azzurra. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.